Recensione di Galaxy Force 2 per Sega Mega Drive. Se siete interessati alle recensioni di videogiochi per Sega Mega Drive, trovate una playlist dedicata all'interno del mio canale. Il Quarto Impero ha come obiettivo principale quello di massacrare le galassie e uccidere tutte le forme di vita. Non è proprio un'organizzazione a fin di bene. Nel tentativo di contrastare il Quarto Impero, la Federazione Spaziale ha reclutato te come pilota della TRX-5 Quasar. Quindi non sprecare altro tempo, sali a bordo e dirigiti contro il nemico. Galaxy Force 2 è la conversione dell'omonimo coin-op, un videogioco che sfruttava in maniera incredibile la tecnica dello sprite scaling, e quindi aspettarsi qualcosa di molto simile su Mega Drive era praticamente impossibile. In questo videogioco spaziale si prendono i comandi di un caccia spaziale e la visuale è posta dietro al mezzo del giocatore. Lo stile grafico e il gameplay ricordano da vicino Afterburner. Galaxy Force 2 era un coin-op che riprendeva in pieno la filosofia di alcuni grandi giochi Sega, che puntavano tantissimo sulla spettacolarità visiva e, a mio avviso, un po' meno sulla qualità del gameplay. Su Mega Drive si è tentato di riproporre, almeno in parte, la spettacolarità grafica, ma i risultati sono altalenanti. Analizzo questa produzione partendo dal sonoro. Il reparto audio è, a parer mio, quello meglio riuscito. Le musiche sono tutte dello stesso stile, sono coerenti e accompagnano bene l'azione di gioco. Gli effetti soddisfano in pieno e mi è piaciuto soprattutto il rumore delle esplosioni. È presente anche qualche frase digitalizzata che gracchia un pochino. Purtroppo su Mega Drive era una cosa comune e ci si stupiva quando il parlato digitalizzato non gracchiava. Però, avendo un'ambientazione spaziale, tutto sommato si può fare finta che l'audio provenga da un computer con un sintetizzatore vocale alieno di scarsa qualità, magari rubato al Quarto Impero. Passiamo alla grafica. Esattamente come nella versione per Sega Master System, voglio dividere in due sezioni l'analisi del reparto visivo: le sezioni all'aperto e le sezioni al chiuso. Quando il videogioco mostra paesaggi all'aperto, la grafica è più che sufficiente. Lo scorrimento è abbastanza fluido e il numero di oggetti che si muovono non delude. Il dettaglio grafico per alcuni nemici è in qualche caso notevole, meno elaborato invece il dettaglio per altri elementi dello scenario. Quando invece vengono visualizzati ambienti chiusi, c'è bisogno che dica qualcosa, ragazzi. Potete vedere anche voi. È una schifezza incredibile. Non so perché abbiano scelto queste barre rettangolari che scorrono. Certamente il Mega Drive non poteva realizzare qualcosa di vicino all'arcade, ma più di così secondo me sì. Che contribuisce a rendere ancora peggiore l'impressione visiva è il fatto che lo scenario viene creato ad una distanza troppo ravvicinata. Certo, il Mega Drive non aveva un hardware preimpostato per gestire lo sprite scaling. Potevano implementare qualcosa di tridimensionale. Ci sono diversi videogiochi per Mega Drive che hanno una grafica tridimensionale fluida, ma ad ogni modo si poteva fare veramente di più. Per avere un'idea di quello che il Mega Drive può realizzare, vi invito a osservare qualche video di Panorama Cotton per Mega Drive. Ragazzi, lo ho pronunciato esattamente come è scritto, O comunque ci sono altri videogiochi che implementano sul 16-bit Sega effetti grafici simili a quelli visti su Super Nintendo. Mi viene in mente per esempio The Adventures of Batman e Robin, Contra, Vectorman, Gunstar Heroes e altri.
qua e là è possibile anche in questo videogioco vedere qualche effetto interessante, come tutte le sezioni finali dei livelli che mostrano il nucleo centrale da distruggere che si ingrandisce in modo molto fluido, e l'ingresso al primo tunnel che mostra anche in questo caso uno zoom ben fatto, però soltanto il primo, non so per quale motivo. Gli altri ingressi ai tunnel sono delle immagini fisse. Ve lo mostro, eccoci qua, secondo me è notevole. Guardate, è bello questo passaggio, peccato che è solo il primo, non riesco proprio a capire perché lo hanno fatto soltanto con il primo ingresso e basta. A mio parere, nel complesso, valutando aspetti positivi e aspetti negativi, la grafica riesce a raggiungere la sufficienza, soprattutto perché in alcuni casi gli oggetti contemporaneamente a video sono in buon numero, ma non supera la sufficienza. Parliamo ora della giocabilità. I controlli permettono di muoversi, di aumentare o diminuire la velocità e di sparare. Abbiamo due tipi diversi di fuoco. Il primo sono dei proiettili che vengono continuamente sparati in automatico, e il secondo tipo di fuoco sono dei missili a ricerca. E qui la situazione si fa interessante. Il missile a ricerca va lanciato quando sul nemico compare il simbolo di un mirino. Può essere lanciato anche prima, ma senza risultati. Possiamo però agganciare più di un nemico. Io non so onestamente al massimo quanti se ne possono agganciare. Nel videogioco io sono riuscito ad agganciarne massimo 6. Oltre a muoversi, variare la velocità e uccidere i nemici, il giocatore deve anche preoccuparsi di quella cifra che vedete alla destra della parola Energy. Quella lì è la nostra energia che scende costantemente man mano che passa il tempo. Se veniamo colpiti, scende più velocemente. Sulla sinistra, dalla parola Energy, vedete c'è lo shield, lo scudo. Lo scudo può sopportare un certo numero di colpi. Se veniamo colpiti quando lo scudo non c'è più, perderemo una maggiore quantità di energia. Queste caratteristiche, cioè il fatto di poter agganciare i nemici e distruggerli, e l'energia che scende costantemente con il tempo e scende più velocemente se veniamo colpiti, vengono abbinate in un modo che a me è piaciuto, in un modo intelligente. Praticamente, distruggendo i nemici, avremo l'energy bonus, lo vedete lì a destra. L'energy bonus che accumuliamo ci verrà accreditato sulla nostra energia vera o quando finiamo un livello, oppure più o meno a metà livello quando usciamo dal primo tunnel. Quindi il giocatore deve scegliere intelligentemente se andare veloce, quindi risparmiare energia perché il livello viene finito in minor tempo, ma colpendo meno nemici e rischiando più facilmente di sbattere contro qualcosa o di essere colpiti. Oppure può scegliere di rallentare, quindi colpire più nemici, ma impiegarci troppo tempo. Chiaramente i livelli, presentando situazioni diverse, spingono il giocatore di volta in volta a scegliere una diversa modalità di guida, più o meno veloce, più o meno attenta agli ostacoli, più o meno improntata alla distruzione dei nemici. Che dire, è una modalità che a me è piaciuta. A questo aggiungiamo che ci sono alcuni nemici che necessitano un maggior numero di missili per poter essere sconfitti. Quindi devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso da questa caratteristica. L'impatto iniziale, cioè proprio la prima partita che ho fatto, mi ha lasciato un po' confuso perché l'astronave si muove più lentamente di quello che mi sarei aspettato, soprattutto per uno shooter arcade come questo. Però poi ho capito che questa lentezza viene buona soprattutto nelle sezioni all'interno. In definitiva, il mio parere sulla giocabilità è più che sufficiente. Non è un capolavoro, preferisco altri tipi di sparatutto,
Però ho preferito questo, per esempio, alle versioni per Mega Drive di Afterburner o Thunderblade. Infine ci occupiamo della longevità. Il gioco non è lunghissimo, ci sono 6 schemi per una durata complessiva di circa 20 minuti, però abbiamo 3 livelli di difficoltà, 3 livelli di energy timer e poi possiamo scegliere lo scudo più o meno potente. E infine anche diverse modalità di controllo per accontentare tutti i videogiocatori. Il gioco è difficile, forse anche troppo, quindi potrebbe spingere ad altre partite e c'è anche un minimo di rigiocabilità nel tentativo di migliorare la propria abilità di cecchino, quindi una longevità sufficiente. A una durata scarsa vengono in aiuto diversi livelli di difficoltà e un minimo di rigiocabilità. Il mio parere finale è questo. Un videogioco che grazie al sistema di aggancio dei nemici e alla gestione dell'energia diverte più di quanto mi sarei aspettato, ma non è comunque un capolavoro e questo tipo di sparatutto non è mai stato il mio genere preferito. Peccato per una grafica fortemente altalenante e per una longevità che, essendo un videogioco tipicamente arcade, non brilla per durata. La recensione è finita, vi ringrazio per la visione. Come sempre un like e un'iscrizione al mio canale sono graditi, vi lascio alla votazione finale.